disse la collega, se hai coraggio. Una troia! Ci vediamo in presidenza. Nascerò ragazza e questo significa che quando avrò 14 anni i ragazzi della mia classe mi avranno già dato della zoccola, della stronza, della troia e tante altre cose. Ovviamente lo fanno giusto per divertirsi, è una cosa che i ragazzi fanno. Forse l'avrei fatto anche tu quando eri più giovane, papà. Quando avrò 16 anni almeno un paio di ragazzi proveranno a ficcare le mani sotto i miei pantaloni. Quando io sarò così ubriaca da non riuscire nemmeno a stare in piedi. Nonostante gli avrò detto e ripetuto di non farlo, loro rideranno, perché è divertente, no? Ci credo poi che verrò stuprata a 21 anni. A 21 anni tornerò a casa in taxi, guidato dal figlio di uno di quei ragazzi con i quali tu facevi nuovo il mercoledì. Ricordi? Raccontava barzellette pesanti e offensive, ma ti sembravano solo storielle volgari e ridevi. Come potevi sapere che poi suo figlio avrebbe abusato di me? Se solo tu lo avessi immaginato, non avresti riso. Come avresti potuto immaginare che quel ragazzino, cresciuto a suon di parolacce e di storielle, sarebbe poi diventato a far dire il mio carnefice? E poi alla fine conoscerò l'uomo perfetto. E tu, papà, sarai così felice per me, perché lui davvero mi adora, è intelligente, ha un lavoro fantastico. Ma un giorno smetterà di essere il mio principe azzurro e io non ne capirò il motivo. Sto forse esagerando? Una cosa è certa però, non tengo a vittimizzarmi. Non sono stata cresciuta così. Sono stata cresciuta per essere una donna forte e indipendente. Ma una notte tutto diventa troppo per lui, per via del lavoro, dei parenti acquisiti, dei preparativi del matrimonio. E quindi mi dà della troia e mi colpisce. E voglio dire, a volte mi comporto da stronza ed esagero, ma noi dopo tutto siamo ancora la coppia migliore del mondo. E io sono confusa perché lo amo e lo odio e non sono sicura di aver fatto davvero qualcosa di sbagliato. E poi un giorno lui quasi mi uccide. E tutto diventa nero. Nessuno poteva aspettarsi una cosa simile. Caro papà, questo è il favore che voglio chiederti. Una cosa porta sempre a un'altra. Quindi fai un modo di fermarla prima che inizi. Non lasciare che mio fratello definisca come troie le ragazze, perché non lo sono. E un giorno un ragazzino potrebbe pensare che sia vero. Non accettare che ragazzini in piscina o anche amici raccontino storielle offensive, perché inoffensive non sono. Caro papà, so che mi proteggerai dagli errori, tigri, pistole, macchine. E persino dal crudo. Ma caro papà, io nascerò ragazza. Per piacere, fai qualsiasi cosa, sia il tuo potere, per far sì che questo.